إخوتي وأخواتي الأحباء، ليمنحكم الرب السلام. إن طريقنا هي طريق متسمة بالنور، وهي مسيرة يومية منقادة بالنعمة الإلهية. في هذا الأحد نحن مدعوون لأن ندرك الفرح والامتنان الذي يزرعهما فينا ميلاد يسوع، الكلمة الذي هنا صار بشراً بولادته من مريم العذراء. يؤكد القديس بولس بوضوح أن شخص المسيح يعطي معنى لكل ما هو موجود، فمنه تأتي الحكمة والمعرفة والنور، ومنه ينبعث فينا الرجاء. إنجيل اليوم يحدثنا عن كلمة الله ونور العالم وواهب الحياة، والذي يمكن للإنسان إما أن يقبله أو أن يرفضه، إما أن ينفتح على الحياة أو أن ينغلق في العدم. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Il nostro cammino è segnato dalla luce, è percorso quotidianamente dalla grazia divina. In questa domenica siamo invitati a prendere coscienza della gioia e della gratitudine che infonde in noi la nascita di Gesù, il Verbo che si è fatto carne nascendo dalla Vergine Maria. San Paolo afferma con chiarezza che la persona di Cristo dà senso a tutto ciò che esiste. Da Lui provengono sapienza e conoscenza, e la luce che da Lui riceviamo genera in noi speranza. Il Vangelo odierno ci parla del Verbo di Dio, luce del mondo e datore di vita. Gli uomini possono riconoscerlo o rifiutarlo, aprirsi alla vita o votarsi al nulla. Dear brothers and sisters, may the Lord give you peace. Our journey is marked by light. It is daily walked by divine grace. On this Sunday, we are invited to become aware of the joy and gratitude that infuses in us the birth of Jesus, the Word made flesh, born of the Virgin Mary. St. Paul clearly states that the person of Christ gives meaning to all that exists. From Him comes the wisdom and knowledge, and the light we receive from Him generates hope in us. Today's Gospel speaks to us of the Word of God, light of the world and giver of life. Men can recognize or reject it, open themselves to life or devote themselves to nothing. Non avrà più fame.
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spirito tuo. Fratelli e sorelle, in questo tempo di grazia del Natale, nella grazia di questo luogo santo dell'Incarnazione, il Vangelo di San Giovanni, che tra poco ascolteremo, ci riporta proprio qui a Nazareth, in questo luogo santo. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Siamo alla fonte di ogni cosa. Come alla prima delle parole sacre della Bibbia, questo Vangelo ci riporta in Dio stesso, principio di tutto e di ciascuno di noi. Veniamo da Lui viviamo e a Lui ritorneremo. Anche tutta la creazione ha nella parola la propria origine, perché tutto è stato fatto per mezzo di Lui, luce del mondo. La luce è quella vera, perché non nascosta e ormai mostrata a noi, per noi. È la prova della fedeltà di Dio alla sua promessa. La luce è vera perché illumina ogni uomo. Fratelli e sorelle, non c'è oscurità che non viene rischiarata dal dono che è questa luce, perché luce che viene da Lui, l'Emanuele, il Dio con noi e per noi, perché si fece carne. È per mezzo di Gesù Cristo che si sono rese presenti e pienamente manifestate la misericordia e l'amore di Dio. Venga ad abitare in mezzo a noi. Di fronte al Verbo che si fa carne, l'avvenimento del Natale è il progetto originale di Dio, e se accogliamo questa grazia in noi possiamo diventare figli di Dio. Abbiamo il suo spirito, la sua vita, il suo corpo, l'Eucaristia, e vogliamo oggi, davanti alla sua maestà divina, accoglierlo, pregare. Tutta l'umanità trepidi, l'universo intero tremi, il cielo esulti, perché sull'altare, nella mano del sacerdote, è presente Cristo, il Figlio del Dio vivo. Oh, ammirabile altezza e stupenda degnazione. Oh, umiltà sublime, oh sublime umile, che il Signore dell'universo, Dio, il Figlio di Dio, si umilia a tal punto di nascondersi per la nostra salvezza sotto poca apparenza di pane.
Guardate, fratelli e sorelle, l'umiltà di Dio e apriamo davanti a Lui i nostri cuori. Umiliamoci anche noi. Nulla dunque di noi tratteniamo per noi, affinché tutti e per intero accolga colui che tutto a noi si offre. Adoriamolo, a Lui rendiamo grazie. Amen. Thank you.
fatto carne e ha posto la sua dimora. امدحي يا أورشليم الرب، سبحي إلهك يا صهيون. Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Zapewnia pokój Twoim granicom i wyborną pszenicą hojnie Ciebie darzy. Śle swe polecenia na krańce ziemi i szybko mknie Jego słowo. Su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Thank you.
من إنجيل القديس يوحنا. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان لدى الله، والكلمة هو الله. كان في البدء لدى الله، به كان كل شيء، وبدونه ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة نور الناس، والنور يشرق في الظلمات، ولم تدركه الظلمات. الكلمة هو النور الحق الآتي إلى العالم والمنير كل إنسان. كان في العالم، وبه كان العالم، والعالم لم يعرفه. جاء إلى بيته، فما قبله أهل بيته. أما الذين قبلوه، وهم الذين يؤمنون باسمه، فقد مكنهم أن يصيروا أبناء الله. إنهم لم يولدوا من ذي دم، ولا من رغبة ذي لحم، ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا فسكن بيننا، فرأينا مجده مجدا من لدن الآب، لابن وحيد ملؤه النعمة والحق. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo qui si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Reading from the Holy Gospel according to John. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through Him, and without Him, not one thing came into being. What has come into being in Him was life, and the life was the light of all the people. The light shines in the darkness, and the darkness did not overcome it. The true light, which enlightens everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world came into being through Him, yet the world did not know Him. He came to what was His own, but His own people did not accept Him. But to all who received Him, who believed in His name, He gave power to become children of God, who were born not of blood, or of the will of the flesh, or of the will of man, but of God. And the Word became flesh and lived among us, and we have seen His glory, the glory as of a Father's only Son, full of grace and truth.
are not alone. Oh, come, barren and waiting ones, weary of praying, come, see what your God has done. Christ is born. Christ is born, Christ is born for you. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Christ is born for you. Fratelli e sorelle,
nella gioia del Natale, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre, perché ci aiuti a ricevere il dono di vita che Gesù ci ha portato con la sua presenza in mezzo a noi. Preghiamo cantando. كنيسة الله كي تنشر في جميع أنحاء العالم كلمة يسوع التي تظهر للبشر أجمعين كرامة كونهم أبناء الله إلى الرب نطلب. Cristiani, perché comprendano e siano riconoscenti per il grande dono di avere Dio per Padre e di avere tutti gli uomini come fratelli. Preghiamo. Community, may it always know how to see in the elderly and children, in the healthy and sick, in every man, even if he is a foreigner, the members of a single race, that of the children of God. Let us pray. Nas wszystkich, aby nasze życie było zgodne z naszą godnością dzieci Bożych i aby nasze postępowanie pozwalało także tym, którzy nie wierzą, widzieć w nas odbicie boskiego światła. Ciebie prosimy. Sean iluminados por Jesús y no sean ciegos al bien que pueden obrar hacia su pueblo de modo especial para los más pobres. Oremos. L'umanità che ancora soffre a causa di questa pandemia, per tutte le famiglie con difficoltà economica, per tutti quelli che ancora piangono i loro cari morti a causa di questa pandemia, perché aumenti in noi la solidarietà, ma soprattutto
che non stia mai in noi l'indifferenza. Preghiamo. Padre che ci hai illuminati con la luce di Gesù e ci hai svelato la nostra dignità, aiutaci a vivere sempre come tuoi figli e a vedere in ogni persona il nostro fratello. Per Cristo nostro Signore. Amen. Inanam ci sala liuassiati mochales. Ua estinanda ila talimi il hillahi natsurufanahu. Sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti tribue quae sumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut edentionis tuae fructui nobis iugit essentiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua santa e immacolata concezione. Benedetta la sua santa e immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli, nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli, nei suoi santi. Come.
naród.